Il prossimo 19 marzo sarà il quarto San Giuseppe senza Pino Daniele, il giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni. Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo, i Stoici in Te 63, l'evento in memoria del musicista napoletano che si terrà proprio il 19 marzo al Pala Partenope di Fuorigrotta. Lo spettacolo di quest'anno ricorderà anche Rino Zurzolo, contrabbassista eclettico che ha lungamente collaborato con Pino Daniele. Sul palco, fra gli altri, ci saranno Nello Daniele e il suo gruppo, Marco Zurzolo, Luca Riello, Toni Cercola, Maurizio De Giovanni. Un cast meno forse di nome, ma forse musicalmente più di qualità. Anche ci saranno gli Audio 2 dei napoletani, perché è giusto che non è che venga chiamato solo chi ha avuto a che fare con Pino, ma anche chi ha ascoltato la musica di Pino, chi ha anche un altro genere, chi faceva un altro genere e canta Pino, come Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Michele Zarrillo. Partiamo in una maniera che sarebbe piaciuta a Rino e che sarebbe piaciuta a Pino, ossia strumentale, senza parole. Siamo sicuri che il Pala Partenope pieno e i fan di Pino Daniele sono prontissimi ad ascoltare una musica senza parole. E un super gruppo di bassisti con Marco Zurzolo al sax e Valentina Crimaldi, che era la moglie di Rino, al flauto, per ricordarci che il Neapolitan Power non erano solo le parole, ma era anche la musica, e per ricordare quello straordinario supergruppo che diversamente è già passato nel memoria, perché ricordando Rino faremo i nostri auguri a Giomo Ruso, che anche lui 2 anni fa era sul palco del Pala Partenope. Gli inviti per l'evento saranno distribuiti gratuitamente dal Comune di Napoli, partner dell'iniziativa, tramite il sito www.comune.napoli.it. Poi ricordavo prima con Nello, e lo voglio ricordare anche a Valentina, che un anno c'era Rino qua sul secondo con noi, in una delle prime edizioni, e quindi sono davvero felice per come ho ammirato Rino Zurzolo come musicista, come compositore e come uomo, che in questa edizione c'è Pino, l'immenso Pino, ma c'è anche Rino, perché l'immenso Pino passa attraverso tanti altri immensi artisti. La sua scomparsa non determina affatto una sua assenza, ma è più presente che mai. E questo ricordo del 19 è un modo per alimentare una ricerca, perché non dimentichiamoci mai che Pino era sempre impegnato nella ricerca musicale. Questo vuol dire che noi dobbiamo sempre, attraverso di lui, essere impegnati nella ricerca di nuove musiche, di nuovi linguaggi, di nuove contaminazioni, di nuovi talenti. E tutto questo credo si riassuma magnificamente in questa grande giornata del 19, che ormai è un appuntamento codificato in qualche modo nella vita musicale e artistica di Napoli. Quindi direi che veramente lui è diventato un po' il papà, diciamo, adesso di tutti i suoi amici, ma soprattutto di giovani musicisti che continuano questa grande ricerca che costantemente fa di Napoli un grande laboratorio che innova, inventa, crea e produce arte costantemente.